Bentornati carissimi amici miei, siamo arrivati alla puntata 269 di Snap, Architettura Imperfetta, il podcast che vi accompagna nella coevoluzione della nostra professione e della tecnologia che usiamo tutti i giorni. Arriviamo freschi freschi dalla bella puntata con Michele Bondanelli, davvero interessante, io ho riso anche soltanto editandola, quindi penso che sia piaciuta, è venuta una puntata piacevolissima e mi ha fatto molto felice condividere con Michele una puntata di Snap insieme e come vi abbiamo detto in puntata non sarà nemmeno lui. Ultima. In attesa dei prossimi ospiti di Snap, Architettura Imperfetta, andiamo invece a ringraziare le persone che hanno fatto una recensione a questo podcast. Persone che ringrazio di cuore perché hanno trovato il tempo e la voglia di scrivere due righe nelle recensioni che aiutano tantissimo questo podcast. Sono stati un po' spronati sulla falsa riga della richiesta di Matteo Scandolina per un podcast che produce e mi sono anch'io accodato visto che era da qualche anno che non ricevevo recensioni per snap ringraziamo quindi il citato matteo scandolina che ha scritto dopo aver messo le 5 stelle grazie mille aperte virgolette ottima conduzione argomenti interessanti durata perfetta e un bello smile grazie matteo per l'aiuto per la recensione e ovviamente anche quello che fai dietro le quinte di cui i nostri ascoltatori non sanno ma che possono godere tutti i giorni. Altra persona da ringraziare è i Martinis, che tra l'altro è anche un pro snapper, ma non è bastato ha voluto aiutare grazie a questa recensione che scrive ottimo per tutti 5 stelle, a parte virgolette, non sono un architetto né lavoro in quell'ambiente, ma mi piace scoprire come funziona oggi questa arte. E Roberto lo racconta in modo che sia chiaro per tutti, chiuse virgolette. Grandissimo I Martinis, veramente grazie per le tue parole, grazie per la recensione, grazie per l'aiuto. E ti ringrazio anche per essere sempre così attivo nel canale Telegram, nei tuoi social e via discorrendo. E lo so che hai anche un podcast. E prima o poi dovresti anche mettere un link all'interno del canale Snapper, se non l'hai già messo. In modo tale che ogni tanto un po' di pubblicità non fa mai male per i pro snapper. Siamo sempre tutti qua. Ad ascoltare podcast, ci piace sapere che siamo una bella comunità dove non ci sono faide interne oppure rivalità, ma c'è soltanto voglia di divulgare e far sentire la propria voce. Anche Snap è un podcast che aderisce a questo tipo di linee guide. E quindi, ragazzi miei, se avete podcast, fatevi sotto, che qua abbiamo sempre tempo per i buoni podcast da ascoltare. A proposito del canale Snapper Architetti che potete trovare su Telegram, vi volevo raccontare, o meglio leggere, quello che ci ha raccontato Samuele sul nostro canale. A parte virgolette, salve, volevo informarvi che grazie a ChatGPT sono riuscito a creare un nuovo oggetto libreria in Archicad, esattamente una presa di corrente, dove poi ho aggiunto per la visualizzazione 2D il simbolo grafico CEI. Inserito tramite programmazione GDL by ChatGPT. L'unico problema che mi manca di risolvere è l'hotspot di posizionamento nel 3D che è diverso da quello di 2D, ma non riesco a modificarlo. Poi, grazie a tentativi casuali di modifica di coordinate all'interno del codice, è riuscito a metterlo dove voleva. Davvero un ottimo lavoro Samuele. Questo qui è un altro esempio di come vi dicevo che i treni stanno cominciando a passare. Quella dell'intelligenza artificiale, in questo caso pratico, è riuscito a unirlo al suo lavoro con un software di Beam Authoring per ottenere quello che voleva, senza seguire guide, ma con un bel po' di tentativi, per carità. Però è stato un bel esercizio perché secondo me, oltre a ottenere quello che voleva, è riuscito un po' a familiarizzare con chat GPT e quindi divertirsi anche un po' sotto questo punto di vista ed essere soprattutto preparato proprio in linea con quello che vi dico qua su Snap Architettura Imperfetta non fatevi trovare impreparati a proposito di non farvi trovare impreparati vi volevo raccontare questa novità di Cloud che è l'intelligenza artificiale fatta da Anthropic che ha inserito un nuovo interessante tool o perlomeno una nuova possibilità che si chiama Project. Questo è davvero interessante perché permette di aprire una chat con Claude, però dando impasto all'intelligenza artificiale dei file su cui fa le analisi. Quindi diciamo che si tratta in effetti di una verticalizzazione delle informazioni che a questo punto non va a cercare informazioni o fa lavorazioni sui dati che ci sono presenti in giro per la rete, ma in realtà lavora direttamente sui file che gli date, quindi potrebbe essere molto interessante per esperimenti come ho fatto io recentemente, in cui sto concludendo il video che pubblicherò a breve appunto sul risultato che ho avuto con Copilot e il calcolo dei rapporti illuminanti e della SUL. Penso che nella settimana in cui uscirà questo podcast dovrebbe essere già uscito il video e nel caso la prossima settimana vi metto il link direttamente su Snap, ma molto probabilmente lo troverete prima sul canale Snapper Architetti. Tra le altre cose, questa settimana vi volevo raccontare anche che il mio blog personale, che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com, ha compiuto ben 11 anni perché è stato aperto il 12 luglio 2013. Non me ne ero neanche accorto, sono passati veramente un sacchissimo di anni di blogging e devo dire che, insomma, è stata una bella avventura. A un certo punto pensavo neanche di portarla avanti perché non avevo più tempo con il podcast e questo ha un po' inciso. Diciamoci la verità anche sulle statistiche che hanno avuto un bel picco. E parlo di un bel picco perché è un picco che non ho più visto negli ultimi anni. E parlo dell'anno 2018: l'anno 2018, dove ha avuto il suo massimo dopo una bella ascesa. Devo dire che era partito nel 2013 con pochissime visualizzazioni, mentre ha avuto una bella parabola ascendente fino al 2018. Poi la parabola ha iniziato a scendere decisamente nel 2019, proprio quando ho aperto Snap, architettura imperfetta, e da lì ha iniziato a scendere. Negli ultimi anni, per fortuna, grazie anche. All'implementazione di articoli nuovi e anche a quelli che riguardano snap e anche i video, insomma in generale, ho inserito dei nuovi articoli. Questa parabola ha iniziato a stabilizzarsi, a diventare piatta. Dove posso vedere che praticamente tra il 2022 e il 2023 c'è stata ancora una discesa del 10%, ma sicuramente è molto meno rispetto a gli anni precedenti, quest'anno devo dire che con le previsioni che ci sono attualmente a metà anno, dovrei riuscire invece a portarla su la parabola, e quindi per il primo anno dopo il 2018, dovrebbe di nuovo tornare in crescita. In ogni caso. Il blog mi ha dato davvero tantissimo. Ho ringraziato anche in un post recente, in cui annunciavo il compleanno di 11 anni di blog. In cui ho ricordato che larga parte del mio successo personale è dovuto alle persone che mi circondano e che mi accompagnano lungo il cammino. La mia vita digitale, come vi dicevo, è partita dal blog Mark, che è una crasi tra Mac e Arc. Quindi ho evidenziato il Mac con le lettere maiuscole, quindi M, A e C, mentre la R e la H sono minuscole. Comunque iniziò tutto quanto 11 anni fa, il 12 luglio 2013. Anche in questo lato della mia vita digitale ho avuto la fortuna di incontrare nuove persone stimolanti e speciali che hanno contribuito allo stesso modo abbattendo le distanze aiutandomi e sostenendomi con questo progetto ed anche con tutti gli altri, fino a quelli recenti, certo che rimarranno con me anche per quelli futuri. Volevo dire anche qua su Snap, grazie di cuore a tutti quanti voi. E mentre sono passati 11 anni di blog in cui parlo di Mac e architettura, ma anche di tanto altre cose, possiamo avvicinarci ad oggi parlando di Vision Pro. Perché una cosa è certa, i numeri di Vision Pro sono in calo. Anche rispetto ai modesti obiettivi che Apple ha fissato l'anno scorso, quando hanno annunciato per la prima volta il lancio negli Stati Uniti di questo visore. I rapporti suggeriscono che le vendite sono diminuite drasticamente, soprattutto rispetto a dispositivi come iPhone ed iPad. Alcuni YouTuber tecnologici hanno menzionato in recenti Twitter articoli che sono appena riusciti a coprire il costo dell'acquisto di questi visori attraverso i loro video di YouTube notando che l'interesse per il dispositivo è diminuito drasticamente sulla piattaforma, porto una nota di colore parlando con Davide Gatti che potete trovare sul suo canale YouTube Survival Hacking in cui ha veramente fatto il bot, è diventato una celebrità, diciamo, un VIP, sicuramente meglio del mio canale, ed era partito dal podcasting, appunto con Survival Hacking e raccontava che in una riunione di youtuber di un certo livello nell'ambito italiano che parlando del Vision Pro hanno detto mi hai sbloccato un ricordo. Giusto per dare la nota ironica dei Vision Pro che sono passati come un'ondata su YouTube, ma sono già stati quasi praticamente dimenticati. In quello che può essere descritta solo come più pioggia sul falò di Apple Intelligence, un rapporto di Mark Gurman, nella sua newsletter settimanale Power On afferma che la nuova versione di Siri. Non arriverà fino al primo o forse anche al secondo trimestre del prossimo anno. Questo è significativamente più tardi della data di settembre originariamente suggerita. Mentre Apple aveva chiarito che l'implementazione di Apple Intelligence sarebbe stata scaglionata. E non tutte disponibili in una volta con iOS 18 a settembre di quest'anno, questa notizia deluderà coloro che presumevano che Siri sarebbe stata pronta nella nuova versione di iOS. E direi che queste notizie non sono tutte confortanti. Apple Vision Pro l'abbiamo sentito anche sul podcast Il Tira di Daniele Borghi, che in effetti, dal lato professionale, viene sviluppato in qualche modo. Chiaramente, è ancora molto, molto difficile. Riuscire ad acquistare un Vision Pro a cuor leggero e a sviluppare applicazioni per questo tipo di visore? Ma insomma, dal punto di vista professionale, qualcosa si sta muovendo sicuramente molto di più di quello che può essere il consumo nelle nostre case. L'altro punto dolente è questo Apple Intelligence che incomincia a fare un po' fatica ad arrivare su Apple e la cosa mi dispiace molto. Sicuramente è un'altra nota negativa perché io già ci avevo messo la croce sopra per quanto riguarda i miei dispositivi mobile. Parlo di iPhone e iPad perché entrambi non sono supportati per quanto riguarda Apple Intelligence, mentre sinceramente sul Mac per ora non ne sento così l'esigenza. In ogni caso, in attesa che arrivi qualcosa da parte di Apple che riesca a uscire da questo impasse, diciamolo così, perché non è un buon periodo 2024 per Apple tra Unione Europea, di cui vi raccontavo la scorsa volta, Apple Intelligence che fa fatica ad arrivare sui propri device senza considerare Apple Vision Pro che incomincia a zoppicare. Almeno così pare, sicuramente le cose non si fanno facili per Tim Cook e compagnia cantante. Dall'altro lato, invece, sempre sul canale snapper di Telegram, Paolo Portaluri ci racconta un'esperienza per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'arredamento. Gli strumenti di progettazione basati sull'intelligenza artificiale hanno iniziato a spuntare nel momento in cui ChatGPT è entrato in scena, sono disponibili in diversi siti. Gusti da piattaforme in cui carichi una foto e scrivi un prompt per intelligenza artificiali per sovrapporre una nuova immagine a quelle che suggeriscono nuovi stili da provare. Quindi l'autore dell'articolo ha provato un paio di chatbot AI come ChatGPT e Gemini, un assistente AI basato sulla vendita del taglio di Ikea e tre app di progettazione, PaySale AI, Decorantly e RoomGPT. Quindi cosa ha fatto? Ho caricato le foto del suo appartamento sulle piattaforme e ho scritto due suggerimenti per quelli che avevano una casella di prompt aperte virgolette dammi una soluzione di archiviazione per questa zona chiuse virgolette e aperte virgolette trasforma queste immagini in un soggiorno in stile moderno della metà del secolo chiuse virgolette. Chat GPT e Gemini non sono stati ovviamente fatti esplicitamente per il design. Quindi il massimo che ci si poteva aspettare erano alcuni suggerimenti e forse una modifica della foto con alcune informazioni sugli articoli che sono stati scelti. ChatGPT che Gemini hanno dato suggerimenti di archiviazione, come ChatGPT che ha detto quali materiali cercare per mantenere la stanza nello stile moderno della metà del secolo, mentre nessuno dei due chatbot è stato in grado di cambiare la foto o generare i propri disegni di soggiorno nello stile che è stato scelto. IKEA, invece, ha creato una versione personalizzata di ChatGPT lo scorso febbraio in modo che gli acquirenti potessero fare domande sull'arredamento dei loro spazi abitativi e ottenere suggerimenti sui stili e mobili. Quindi anche qui è stata caricata una foto di un angolo del salotto che mostrava certamente un mucchio disordinato di cose da allenamento, dischi di vinile, una libreria e solo bric-a-brac generale. Quindi ha poi controllato i suggerimenti. Per riporre il tappetino da yoga, il chatbot di Ikea ha suggerito di ottenere un rack di stoccaggio e altri oggetti decorativi. Come previsto, dopo aver suggerito soluzioni di archiviazione, Ikea voleva che venissero comprati i suoi prodotti e quindi ha dato le misure approssimative che potevano servire all'app di Ikea, e ha aggiunto che gli sarebbero piaciuti oggetti che evocavano un'atmosfera moderna della metà del secolo ma con legno scuro. Quindi l'app ha risposto con le foto degli articoli e ha detto dove trovarli. Nonostante tutto sembrava più uno strumento di ricerca che un'app di progettazione. Sicuramente l'opzione migliore è usare l'app mobile, non basata su chat CPT di Ikea, che utilizza la realtà aumentata per aiutare a immaginare come sarebbe il proprio spazio sovrapponendo i prodotti di Ikea nella propria casa. Invece passando a Spacely AI vi ricordo che è una delle piattaforme di design basate su intelligenza artificiale più raccomandate sui social media. Dopo aver caricato una foto gli utenti possono ridisegnare uno spazio, arredare una stanza vuota o modificare una foto tramite richieste scritte. Quindi è stata chiesta a Spacely di reimmaginare lo spazio in un design moderno della metà del secolo con modelli principalmente in legno. Spacely è più personalizzabile di altre piattaforme permettendo di controllare quanto il modello segue le istruzioni che vengono in partite, tuttavia, le scelte di personalizzazione sono molto limitate nella versione gratuita. Ovviamente, se si vuole fare di più, bisogna anche acquistare un piano a pagamento. Pesely Aveva una comprensione di base di ciò che si voleva, ma le immagini che generava non soddisfacevano davvero la richiesta. Per esempio, è capitato di caricare una foto che includeva due contenitori di plastica e un limone e il generatore di intelligenza artificiale ha trasformato i due oggetti in oggetti decorativi. I contenitori di plastica sono diventati cilindri di legno e il limone è una roccia o un frutto marcio. Passiamo invece a Decorately che trasforma le foto in uno stile specifico. È molto limitato per gli utenti gratuiti. Prima di abbonarsi però l'autore poteva solo caricare la foto e toccare il pulsante di riprogettazione rapida per generare un design generico pieno di mobili bianchi e neri e carattere zero. Quando si è passati invece a un account Pro è stato possibile utilizzare la funzione Costruisci un prompt di Decorately e il suo filtro immagine che consente di dare istruzioni su cosa si vorrebbe che l'app faccia. A differenza degli altri prompt di AI che sono stati provati, Decorately non ha permesso di scrivere i propri suggerimenti. Sono state scelte le parole. Moderno di metà secolo, scuro, grigio, legno, metallo, liscio e neutro. La nuova foto che ha creato sembrava più vicina a una stanza reale con uno stile distinto rispetto a quello che sono state ottenute con le altre app, anche se alcune delle sue scelte potevano sembrare abbastanza strane, come mettere una sorta di tavolo sopra il cilindro in cui ha trasformato il mio ventilatore elettrico. Passando invece a Room GPT, possiamo dire che ha vinto la palma dell'essere il più deludente. Infatti l'app ha cambiato un paio di elementi per adattarsi al brief, ma ha anche rimosso completamente la TV e la console multimediale e non ha mai trasformato la stanza per adattarsi allo stile che si voleva. In conclusione, nessuna delle app di intelligenza artificiale che sono state provate in questo articolo ha davvero aiutato a progettare il proprio angolo di casa. Il massimo che hanno fatto è stato mostrare i tipi di mobili che potevo adattare all'atmosfera che stavo cercando, cosa che si poteva fare anche comunque con una rapida ricerca su Google, oppure Pinterest, oppure anche Instagram. Nessuno di loro è stato in grado di capire un nuovo stile per lo spazio che voleva l'autore e reimmaginare veramente il proprio appartamento. Questa è una bella riflessione, un bello spunto su cui riflettere perché invece dalla parte nostra, avendo un po' più l'occhio tecnico e soprattutto essendo del mestiere, probabilmente ci saremo affidati così, senza saperne leggere né scrivere tra virgolette, direttamente a Prom AI, che come sapete può trasformare i disegni fatti a mano, proprio come uno schizzo, in rendering realistici, quindi da quello si poteva iniziare a lavorare e fare iterazioni. Quindi cosa veniva a noi molto comodo? Fare la fotografia, disegnarci sopra con un'app di disegno digitale a caso con la pencil, e poi mandare questo schizzo veloce direttamente a Prom.ai e poi tirare fuori delle nuove immagini, reiterando sempre di più lo stile e via discorrendo. Secondo me questa era la strada migliore per riuscire ad avere un nuovo design, ovviamente passando da un architetto. Davvero molto interessante questo racconto di utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'arredamento. Ringraziamo ancora Paolo Portaluri per questa bella segnalazione che è davvero centrato sul nostro... Nuovo mondo, possiamo definirlo così, di lavoro con l'intelligenza artificiale, architettura e tecnologia. Prima di iniziare la seconda parte di Snap, immagino che abbiate notato che né all'inizio né alla fine della puntata avete ascoltato della pubblicità. Perché? Perché, grazie ai contributi che sono arrivati a Roundtown Radio anche attraverso Snap e i canali che vi metto sempre nelle note dell'episodio, siamo riusciti a mantenere il servizio a pagamento che ospita non solo il mio podcast, ma anche gli altri del network. Se volete fare una donazione, avvertitemi che sarò ben felice di mantenere fuori dalle scatole le pubblicità. E per farlo, basta andare sulla pagina ufficiale di Roundtown Radio o nelle note dell'episodio. Oltre a non ascoltare la pubblicità, sarete anche dei pro snapper come Alberto. Michele Bondanelli, Daniele Borghi, Diego Bortolato, Giovanni Cinquini, Ferruccio della Schiava, Mariano Di Benedetto, i Martinis, Nicola Rosito, Fabrizio Loturco, Claudio M, Alex Mangioia, Michele Marco, Simone Pizzi, Alex Raccuglia, Matteo Scandolin, Filippo Strozzi e Paolo Tamanza grazie davvero a tutti quanti per aver contribuito a mantenere Snap e il network di Runtime Radio e continuiamo bene così che stiamo andando alla grande rinnovo in ogni caso un ringraziamento sentito a tutti quanti per l'aiuto che state dando a tutti quanti noi e visto che siamo a luglio o meglio verso la fine di luglio e stiamo già iniziando a pensare all'ombrellone, io invece incomincio a pensare a darvi qualcosa su cui pensare mentre siete sotto l'ombrellone a godervi il vostro meritato riposo. Vi ricordo che anch'io andrò a riposare un po', Snap, probabilmente questa è la penultima puntata. Andiamo a vedere un po' se uscirà anche una puntata a inizio agosto, ma in ogni caso incominciate a pensare alle cose che vi sto per raccontare. Queste cose riguardano alcune previsioni sul futuro su cui potete riflettere, in parte derivano dalla mia esperienza diretta e altre proprio me le sono inventate tra virgolette io, facendo delle riflessioni per quanto riguarda lo sviluppo futuro della tecnologia e del BIM in architettura. A proposito di BIM Iniziate a pensare che sarà sempre più affiancato dall'intelligenza artificiale e da tutti i tool che ci girano attorno. Considerate anche che, comunque, saranno sempre molto più integrati. Quindi. Ribadisco, lavorate sodo sull'intelligenza artificiale che vi verrà decisamente utile nella professione. A proposito di professione, andiamo a vedere quello che potrebbe essere una previsione per gli studi di architettura che molto probabilmente il personale subirà un decremento di impegno e diminuirà come il numero di persone impiegate nell'ufficio tecnico o nello studio di progettazione appunto perché si stanno sempre di più palesando questi tool che permettono di accelerare i compiti ripetitivi e larga parte del lavoro verrà demandato a loro. Inoltre la visualizzazione dei progetti, ovvero l'Archviz o in generale tutto quello che riguarda la dimostrazione del progetto che è stato fatto verso occhi che non sono quelli del progettista, torneranno molto probabilmente in house e nell'ufficio. Mentre verrà sempre di più utilizzato la forza computazionale di altri computer nel cloud, quindi essenzialmente viene demandato il calcolo pesante come può essere quello del rendering oppure quelli che riguardano anche il BIM è demandato in cloud. Infine, l'ultimo su cui potete riflettere è che l'uso della realtà aumentata sarà sempre più richiesto non da noi tecnici ma direttamente dai clienti quindi bisogna anche trovarsi un po' preparati riflettete su quello che vi ho appena detto intanto andiamo a vedere una cosa interessante che magari vi è sfuggito o perlomeno non avete dato la chiave di lettura che gli ho dato io di cosa parliamo parliamo di un emulatore di pc per ios parliamo del primo emulatore di pc per i dispositivi ios Pubblicato sull'App Store. Si chiama UTMS Retro PC Emulator e, come suggerisce il nome, consente di lanciare vecchi giochi o altri software per PC attraverso iPhone, iPad o il Vision Pro. Sulla pagina dell'App Store di UTMS si legge che l'app permette di eseguire software classici e i giochi della vecchia scuola, supportando la modalità VGA e il terminale dei sistemi operativi senza interfaccia grafica. E una, inoltre, l'architettura per 86 PPC e RISC-V. Ed è stato realizzato sulla base del mulatore QEMU. Quindi, dal 13 luglio, lo sviluppatore ha annunciato che UTMS è disponibile gratuitamente sull'App Store per iOS e VisionOS e che presto arriverà anche sullo store di terze parti, come Alt Store. Se state pensando che sia inutile far girare Windows XP, ad esempio, su un iPad, io aggiungo però una carta che potrebbe essere quella del DOCFA. Pensate, che è bello riuscire a far girare il DOCFA su ipad e a questo punto il Mac potrebbe perdere un altro pezzo che lo distingue da un iPad per quanto riguarda il computing segnatevi questa data chi lo sa che magari mi metto lì e faccio una prova quest'estate sarebbe davvero molto interessante ce ne sono di cose da provare quest'estate spero di avere il tempo di fare tutto quanto e spero d'altra parte che abbiate anche voi il tempo di fare queste piccole prove perché secondo me potrebbero aprire le porte a una nuova fase del computing come avevo già accennato qualche tempo fa qualche tempo fa abbiamo parlato di Dell'AIA National Convention Expo, dove abbiamo dato principalmente spazio all'ecosistema Nemecic e adesso andiamo a vedere Autodesk, che come sapete ha un stand molto occupato. Quindi cosa c'era allo stand? Niente meno che Autodesk Forma e le tecnologie immersive di visualizzazione Autodesk Workshop XR e le loro integrazioni con Twinmotion in Autodesk Revit abbiamo perso un po' di vista forma, ma è molto cresciuto, tant'è che le sue API hanno contribuito a facilitare una gamma crescente di integrazioni di applicazioni, comprese quelle al front end di progettazione del processo, come Rhino e Grasshopper di McNeil. Ma non finisce qua. Ci sono integrazioni con Codesign, Connection di Cerulean Labs. E per chi non lo conosce, immagino che non segue bene Snap, perché ne ho parlato almeno un anno fa di co-design e bisogna anche questa seguirla perché è interessantissima ovviamente Dynamo Player di Autodesk ed Envelope Lab che è un'applicazione di visualizzazione basata sull'intelligenza artificiale per forma con numerose integrazioni poiché forma è uno strumento di pianificazione pre-progettazione fase iniziale rivolto sia agli sviluppatori che agli architetti che lavorano per loro diventa molto interessante l'integrazione con spacemaker AI oltre a spacemaker si è aggiunta Naviate outdoor in fase beta, che è uno strumento che valuterà il limite del sito e l'area esterna disponibile per vedere se soddisfa gli obiettivi di conformità per il sole, il rumore e la pendenza del terreno. Come vi avevo accennato, anche Rhino è un plugin per Forma, o meglio, il contrario, ovvero si installa il plugin Forma in Rhino, disponibile solo per Windows, e si possono spingere i propri modelli Rhino a Forma per l'analisi. Per rendere le cose ancora più interessanti, con l'integrazione di ShapeDriver gli utenti possono eseguire il loro script Grasshopper direttamente all'interno di Forma utilizzando il servizio cloud di ShapeDriver. ShapeDriver, per chi non la conoscesse, è un servizio online basato sul cloud per la creazione di applicazioni web basate su script Grasshopper. Gli utenti che sono abili nella costruzione di strumenti basati su Grasshopper possono portare quegli strumenti sul web. E condividerli senza esporre il loro codice originale con l'integrazione di Shape and Driven gli utenti possono caricare e controllare gli algoritmi grassopra all'interno dei progetti Autodesk Forma, gestendo la geometria risultante nel progetto Forma e quindi eseguire gli strumenti di analisi di forma sulla geometria. Passando invece all'altra cannonata, ovvero Autodesk Workshop XR, vi ricordo che all'interno di questo nome vengono raggruppate le tecnologie che sono arrivate con l'acquisizione di The Wild. Di cui vi ho parlato 3 o 4 anni fa, se la memoria non mi inganna. Workshop XR non è derivato direttamente da quello che era The Wild. E in effetti, alcune delle caratteristiche all'interno di The Wild non sono più nel prodotto. Autodesk dice che le funzionalità. Che non ci sono più, non erano centrali per il flusso di lavoro di collaborazione del nuovo prodotto. Mentre dal punto di vista grafico, invece l'applicazione sembra praticamente uguale a The Wild. Il flusso di lavoro invece di Workshop XR è incentrato sulla collaborazione molto utente. Si inizia con il proprio modello Revit o Navis Works, virtualmente suddotto su un tavolo. Virtuale in una stanza come un modello fisico in scala. Questa panoramica consente alle parti interessate del progetto di discutere il progetto da un punto di vista più lontano. Si può ruotare il modello, ingrandire e ottenere una visione olistica del design, quindi ci si può avventurare nel modello virtuale su scala 1-1, ottenendo una vera comprensione spaziale dell'edificio, degli spazi all'interno e del suo contesto ambientale se anche questo è stato modellato. Dopo le novità di Autodesk, andiamo a vedere quel di Trimble. Con SketchUp 2024, con un motore grafico nuovo di zecca, il quale ha acquisito una velocità impressionante. Anche le funzionalità di condivisione dei link basati sul cloud e il tagging in stile Matterport degli elementi nel modello sono molto convincenti. Con le nuove funzionalità di occlusione ambientale, nella nuova versione 2024, un utente può progettare e modellare un ambiente che sembra più realistico in termini di come la luce può interagire con lo spazio e la forma. L'utente può utilizzare un cursore per gestire l'intensità dell'occlusione ambientale nella finestra di modellazione principale. Questo mi ricorda un po' in Motion così a naso. E se ve lo state chiedendo, queste funzionalità arrivano direttamente anche sulla versione di SketchUp per iPad. La possibilità di condividere un collegamento al modello e navigare attraverso il modello con un'altra parte interessata del progetto ad esempio che sia un cliente attualmente in una città o in un paese diverso, è una grande novità. Questi collegamenti sono versioni di sola visualizzazione del modello SketchUp che si appoggia a SketchUp per il web. Con i collegamenti condivisi di sola visualizzazione, il client può continuare a guardare il modello SketchUp e navigarlo attraverso le viste salvate o utilizzando gli strumenti di orbita e zoom. SketchUp per il web, iPad e desktop può condividere tutti i link di sola visualizzazione se si continua a lavorare sul modello la prossima volta che il client apre il link di sola visualizzazione vedrà tutti gli aggiornamenti altra nuova funzionalità di SketchUp 2024 include il Ground Mesh Tool che converte rapidamente una nuvola di punti di terreno in un'accurata mesh di terra con varie opzioni di adattamento inoltre c'è un nuovo strumento aggiungi posizione che si basa sulle precedenti funzionalità di geolocalizzazione con opzioni ad alta e bassa densità per i dati che vengono riportati vengono aggiunti Nuovi formati di file 3D per l'importazione e l'esportazione, inclusi sia i file usdZ che i GIF. E come vi avevo accennato, USDZ sta diventando veramente molto interessante come formato di file, tant'è che anche SketchUp l'ha implementato. E in conclusione di questa puntata andiamo di nuovo a Vedere quello che può essere l'intelligenza artificiale per un nuovo tool per Revit creato dalla startup WiseBeam, che è una software house francese. Questo componente aggiuntivo per Revit utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare i piani 2D in modelli tridimensionali. Lo strumento è rivolto principalmente a studi di progettazioni, studi di architettura, imprese di costruzioni e gestori immobiliari. WiseBeam AI per Autodesk Revit Analizza i progetti architettonici realizzati in 2D in formati vettoriali e raster, come ad esempio DVG, DXF, PDF, JPEG, TIFF e PNG e sentite un po' li trasforma in modelli tridimensionali per Revit. In questa prima versione del nuovo plugin, gli elementi generati sono muri, porte, finestre e solai che sono rilevati e resi tridimensionali. L'intelligenza artificiale rileva gli elementi di un progetto secondo i parametri definiti dall'utente che indica quali sono gli elementi che devono essere ricostruiti in maniera tridimensionale. L'automazione quindi può essere attivata solo impostando i giusti parametri per indicare muri, finestre, porte e solai. Una volta creati gli elementi nel progetto, è possibile modificare la famiglia di uno o più elementi attraverso la visualizzazione delle proprietà secondo i classici strumenti. Questa automazione permette di risparmiare molto tempo nelle fasi iniziali di un progetto e pone sicuramente le basi per un'applicazione sempre più massiva dell'intelligenza artificiale nel mondo della progettazione. Io, qua, farei veramente un plauso perché penso che tutti quanti si siano un po' stancati di trasformare le piante 2D in qualsiasi formato in modelli tridimensionali cercando di far quadrare i conti. Il plugin si chiama Plants to Beam, e vi ricordo però che è vero che è per Revit, ma permette anche l'esportazione in formato IFC 2x3. C'è la possibilità di avere una demo, e comunque tutti i piani sono a pagamento. Per chi fosse interessato, vi lascio come sempre all'interno delle note dell'episodio il link per andarvi a vedere questa nuova funzionalità che viene agganciata a Revit per la trasformazione delle piante 2D in 3D, molto interessante. Ma direi che per questa puntata è davvero tutto, e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di. Snap Architettura Imperfetta vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Raccuglia e Matteo Scandolin e che fa parte del network Runtime Radio, la web radio geek ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta un podcast color grigio ciliegia